Buongiorno, visto che siamo alla vigilia di un'altra partita importante, l'ennesima partita importante di questo campionato. L'avversario è di quelli che, insomma, incutono un po' paura, no? Nel senso che è forte, appunto, rispetto forse all'Ascoli, il Venezia è forte. Però, visti i risultati delle ultime partite, anche delle altre, tutto è possibile. Lei che dice? No, tutto è possibile, lo sappiamo che affrontiamo una squadra forte, il miglior attacco della Serie B, quindi dobbiamo fare la partita perfetta, no? Quindi non sbagliare poco e niente, ma soprattutto non sbagliare l'atteggiamento in campo, quindi andare in campo senza paura, con quell'aggressività, con quella cattiveria agonistica che in questi casi serve per fare la differenza. Lei ha parlato di aggressività, l'aggressività che non c'è stata alla Spezia, è stata una partita particolare. Ha preso in mano una squadra che era abituata più che a giocare a calcio, ad agire di aggressività, attacco all'avversario, palla avanti, tutti all'arrembaggio. Lei la prima partita si è visto che ha cercato di dare, no? Leggermente un filo di gioco a questa squadra palla a terra. Ha capito però insomma che fa fatica questa squadra a giocare un certo tipo di calcio perché è stata abituata in un altro Sì, modo. sì, sì. I giocatori, ha chiesto ai giocatori di venirle incontro e lei di andare incontro a loro proprio in questa ultima parte di No, campionato. sicuramente abbiamo parlato di questa cosa, quindi ci siamo confrontate, abbiamo visto gli errori che sono stati commessi con lo Spezia, sotto tutti i punti di vista, quindi dalla tattica, dall'atteggiamento. Quindi abbiamo parlato per trovare la situazione migliore per affrontare le partite. C'è la possibilità di vedere il duo Duris Rodriguez in campo? Ci potrebbe essere la possibilità. Grazie. Mister, buongiorno. Tornando un attimo al discorso che faceva poco fa sull'aggressività, che forse nel secondo tempo è venuta un po' meno al picco. Primo tempo invece mi sembra che ve la siete giocata a viso aperto, anche reagendo a un avversario che cercava chiaramente di vincere in casa, uno secondo del genere. Quali sono state le motivazioni che forse nella seconda parte hanno fatto venir meno quel tipo di atteggiamento che inizialmente sembrava esserci? No, sicuramente il gol preso sicuramente ha fatto scattare qualcosa di negativo nella squadra quando mancava ancora 40 minuti a fine della partita e questo non deve mai succedere perché le partite finiscono quando l'arbitro fischia, quindi fino alla fine c'è la possibilità, visto che abbiamo dimostrato nel primo tempo di potercela giocare con lo Spezia, avrebbe lasciato pochissime occasioni, no? Noi non abbiamo creato tantissimo perché sono stati bravi anche quelli dello Spezia, sono stati bravi, noi abbiamo sbagliato tanto. Però penso che dobbiamo cambiare ritmo in campo, no? Quindi essere più veloci con la palla, quindi cercare di fare le cose che abbiamo provato in allenamento. Penso che sia quello il lavoro e curare i piccoli dettagli che alla fine in queste partite fanno la differenza. Sulle due corsie laterali la sensazione avuta è che si è fatto un po' più di fatica, però nella gara di domani potrà recuperare un elemento che invece può far bene e può dare un buon contributo come Falzerano, e questo Sì, chiaramente sì. le consentirà anche magari di rivedere un attimo l'impiego di Sedatica sulla sinistra. Quindi sul lavoro fatto sulle due corsie come Sì, stanno no, andando? sicuramente non abbiamo fatto bene il lavoro sulle corsie, no? Magari se si è trovato un po' spaesato a destra, però domani con il rientro di Falzerano si potrà rimettere nella sua corsia preferita. Vaisanen come sta dopo il colpo che ha preso? Sta meglio, si è allenato con la squadra, quindi è a disposizione, solamente non ha il ritmo degli allenamenti perché ha fatto solo una sgambatura ieri e quindi e oggi, quindi adesso domani mattina vediamo come sarà dopo l'allenamento di oggi, poi deciso. Non voglio essere ripetitivo, ma chiaramente per Botteghin e Gagliolo si avvicinano i tempi, Si diciamo. avvicinano, si stanno avvicinando, aspettiamo buone notizie la prossima settimana. Per quanto riguarda invece Nestor Rossi, ha avuto un altro problema muscolare, quando lo potremo rivedere in campo? Questo non lo so, questo non lo so, dipende dall'entità dell'infortunio e quindi bisogna parlare con i dottori, in questo momento non è a disposizione e quindi aspetteremo la sua guarigione. Oltre ai Lungo Degenti e ai giocatori di cui abbiamo parlato, ci sono altri ragazzi che non saranno convocati per problemi fisici? No, no, questo no.
Per quanto riguarda il ruolo del portiere, ha definitivamente deciso che sarà Vasquez il titolare da qui al termine della stagione? No, non ho deciso niente, quindi ogni partita fa parte a sé, quindi io mi affido molto a Antonello Rambilla, quindi è lui che mi dice la sensazione che ha dei portieri durante la settimana di lavoro. Quindi intendete da qui in avanti valutare di volta in volta quale sarà il portiere titolare? Io è normale che si valuta sempre. Non ci sono titolari né riserve, ci sono dei giocatori a disposizione dell'allenatore che fa delle scelte in base a quello che vede in settimana, perché magari non puoi dire gioca sempre Viviano, magari Viviano c'ha male, quindi devi essere sempre pronto. Stanno entrambi bene, sì, quindi sono scelte che io faccio insieme al del portiere. Per quanto riguarda il centrocampo, ci sono dei ballottaggi nel ruolo di mezzala, penso Masini, Valzania, Giovani, Caligara? Sì, ci sono dei ballottaggi, adesso valuterò bene la situazione e domani deciderò. A Giappong è stato definitivamente reintegrato e qual è la situazione di Falasco? No, a Giappong fa parte della squadra, quindi è a disposizione mia, quindi lo faccio allenare con la squadra. Falasco? Falasco deve chiedere alla società. Quindi al momento non è considerato? Per il momento no. Il Venezia, mister, ha numeri eccezionali, soprattutto in fase offensiva, meno dietro, hanno subito gli stessi gol dell'Ascoli, poi Ampalo, Vitchiaer, tantissimi elementi di qualità. Lei e Porrini siete stati dei grandissimi difensori. Con la Juventus avete vinto tutto praticamente. Avete analizzato come mai siano arrivati quei gol con Vignali e Risto che colpiscono praticamente da soli in aria? Certo. E quali sono gli errori da non ripetere, perché poi Ampalo, Vittier, Pierini, Tesma non perdono? No, abbiamo analizzati con la squadra, li abbiamo analizzati con i difensori e gli abbiamo fatto vedere per quale motivo abbiamo preso quei gol, no? Quindi se non marchi l'uomo più pericoloso è normale che alla fine poi ti faccia gol. Mister, questa squadra mancano un po' i lanci, i tiri da fuori area. Ieri abbiamo visto anche il Bari, lasciamo perdere la situazione del Bari perché non è una squadra che sta esprimendo un buon calcio. Però insomma, la prima occasione in gol è da fuori area. Diverse squadre, l'Ascoli ci ha provato un paio di volte, però è proprio questo che manca, anche a volte il gol della domenica, l'occasione, no? Quindi ha provato a trovare qualche soluzione, anche perché domani giocheranno Rodriguez e Duris, sappiamo benissimo che non sono due prime punte, soprattutto Duris nella nazionale slovacca gioca da esterno. Certo. Quindi ha provato qualche soluzione magari che possa supportare i due ragazzi? No, cioè, sicuramente lavoriamo per quello, perché il nostro compito di allenatore è mettere in condizione di far bene il loro lavoro ai giocatori. Quindi abbiamo provato delle situazioni per cercare di metterli a loro agio nella zona del campo. Come vede questa lotta salvezza e giocare un giorno dopo rispetto alle altre, no? Perché sono... che vantaggio può avere? Nessun vantaggio. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e fare la nostra partita e non fare la corsa su nessuno. Il nostro primo nemico siamo noi, quindi dobbiamo essere bravi a capire la situazione e quindi capire quello che dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare, soprattutto come entrare in campo. Grazie. Con il collega Vanoli ha condiviso, seppur in periodi diversi, l'esperienza con Spartak Mosca. Domani vi ritroverete di fronte uno contro l'altro, quindi se vi siete sentiti, che vi siete detti... No, non mi sono sentito. È un amico, quindi ci saluteremo prima della partita. Lui sta facendo molto bene, è inutile ribadirlo, già aveva fatto bene l'anno scorso, quest'anno diciamo che la continuità avuta dal Venezia gli sta dando ragione, poi i numeri sono impressionanti, quindi che cosa teme di più al di là dei singoli che sono già fortissimi del Venezia? No, temo di più che ha avuto più tempo per lavorare, per amalgamare la squadra sul modo di vedere il calcio, no? Quindi io in questo periodo sono 25, non so, 23 giorni, 24, non so quanti sono, ho cercato di dare un'impronta, ma non è semplice dare delle idee quando subentri così tardi.
davanti, chiaramente inutile ribadire, poi Giampaolo anche quest'anno sta facendo Assolutamente, sì, è il miglior attacco della Serie B, quindi questo ci sarà un motivo. qual è la mossa sorpresa studiata per bloccarlo? No, nessuna mossa sorpresa.